Mi hanno sgridato perché nell'ultimo video sui pittori delle dune ho fatto dei refusi giganti. Quindi sì, nel sondaggione ha vinto l'argomento dune e vi giuro che ne parleremo oggi, ma devo anche correggere i refusi. Quindi oggi si chiama i refusi dei pittori delle dune più le dune. Allora, innanzitutto ringrazio Fiamma Lieto e Francesca Groppelli che hanno visto il video e mi hanno segnalato i vari errori che ho fatto. Ragazzi, scusate, capita anche a me di sbagliare, ma siamo qui per migliorarli. Il primo errore che vi devo segnalare è che De Chirico non fece mai parte dei Pittori delle Dune. De Chirico andava sempre in vacanza a Marciana, era un frequentatore dell'Elba, ma non faceva parte dei Pittori delle Dune. Fu omaggiato da loro, lo andarono a trovare sapendo che si trovava a Marciana, e lui decise di venire un giorno nell'osteria di Meco a fare il suo disegno sul quaderno di bordo. Altra cosa, Renzo Mazzarri era il figlio di Domenico Mazzarri, detto Meco. Ovviamente Domenico torna di più con Meco rispetto a Renzo, quindi questo è il secondo refuso. Vi ricordate quando vi parlavo degli affreschi dei Pittori delle Dune? Non esistono, sono disegni, non affreschi. E quando vi parlavo dei quadretti contenuti all'interno, non sono contenuti quadretti, ma di nuovo disegni sul quaderno di bordo. Tra l'altro non è che queste cose io non le sappia, proprio mi impappino. Io ci vado spesso alla gelateria degli artisti di Procchio. E del premio Pittore delle Dune, ve lo ricordate, non è mai esistito. Si chiamava Premio Golfo di Procchio e poi è diventato Premio Beppe Lieto. Ma veniamo al refuso più grande. Vi ricordate quando ho detto che Bianciardi ha scritto qui Napoleone il Grande non ha mangiato mai? Ecco, questa era il più grosso errore che ho fatto nel video. Bianciardi era l'amico di Ormanno Foraboschi che scrisse questa frase. Anzi di più, Bianciardi non ha mai fatto parte dei Pittori delle Dune. Ho potuto parlare con Raffaella Baraldi, che è stata gentilissima, mi ha dato un sacco di informazioni utili, ed è figlia di Renzo Baraldi. Ve lo ricordate, fa parte dei primi artisti delle dune ad arrivare a Procchio, all'isola d'Elba. Quindi oggi ho avuto la fortuna di parlare con due figli d'arte, Raffaella e Fiamma Lieto, la figlia di Beppe Lieto. Beppe Lieto, quello a cui fu dedicato il premio per i pittori a Procchio. Cosa ci faceva Renzo Baraldi all'Elba? E perché tra tutte le cose che avrebbe potuto ritrarre nel mondo decide di fermarsi sulle dune? Perché Renzo Baraldi aveva un'altra passione oltre alla pittura, era un etologo. Cioè studiava le abitudini e i costumi degli animali e l'adattamento delle piante all'ambiente. Quale posto migliore esiste che le dune? Perché quando vedete una duna in spiaggia sembra un ambiente un po' spelacchiato, un po' messo lì per caso. Queste montagnette di sabbia, poi vedremo che alcune sono veramente giganti, con sopra quattro piantine, spesso le vediamo spelacchiate quando le guardiamo in estate, perché le dune sono un ambiente estremo. Una buona parte di loro è salata, composta di sabbia, mobile, molto delicata, fragile. Pensate, quando calpestate una duna questa affonda e uccide tutto ciò che c'è sotto e rompe l'apparato radicale delle piante. Insomma, è un ambiente arido ed estremo in cui pochissime piante e pochissimi animali riescono ad adattarsi. Ma queste piante e questi animali sono importantissimi per più motivi. Il primo l'abbiamo già citato, è la semplice biodiversità. Il fatto di avere tante specie di animali e piante è di per sé un'enorme ricchezza. Da un punto di vista egoistico, perché dentro potrebbe esserci la soluzione a qualche problema umano, come per esempio un olio essenziale che possa risolvere una qualche malattia contemporanea, e da un punto di vista strettamente della bellezza. Il fatto che il mondo sia vario e pieno di specie è una cosa che riempie l'anima. Ma non è solo per la biodiversità che sono importanti. Pensate che quella sabbia arida viene trasformata lentamente in terra, compatta e piena di vita. Trovare l'acqua in un ambiente del genere è molto difficile e così ci sono diverse strategie. Alcune piante utilizzano radici che scendono giù a fittone, che scavano un vero e proprio pozzo, vanno a cercare nelle profondità delle dune l'acqua nascosta nella sabbia.
Tra queste c'è la carota di mare, la parente stretta della carota che abbiamo visto nel video delle piante mangerecce. Altre invece hanno dei bulbi e tengono le sostanze nutritive all'interno dei bulbi. Quando la situazione si fa troppo estrema, la pianta muore per poi rinascere dal bulbo. La pianta simbolo, la più importante, che è diventata anche il simbolo stesso delle dune di Lacona, dopo ne parliamo un po' meglio, è il pancrazio marittimo, il giglio di mare. Pancrazio che deriva da Pankratos, la pianta tutta forte. Le foglie sono ricoperte di un sottile strato di cera e se le toccate si scoloriscono un po' per questo. La cera è protettiva, un po' come abbiamo visto con gli oli essenziali, permette una minore evaporazione dell'acqua. Poi la presenza di bulbi la rende particolarmente forte perché può nascondersi all'interno del bulbo. E l'altra cosa che la rende veramente, veramente forte sono i semi. La cuticola esterna del seme, che all'apparenza sembra tantissimo un pezzo di carbone, è galleggiante e quindi viene trasportata dalle mareggiate invernali che la sollevano e portata in mare fino a riuscire ad approdare su un'altra spiaggia sulla quale iniziare a proliferare. La vita che si espande utilizzando il mare come canale di comunicazione. Altre piante utilizzano sistemi diversi. Quindi al di là della radice al fittone c'è un altro metodo per raccogliere acqua che è espandere le radici in largo. E questo permette alle piante di raccogliere la rugiada, le poche gocce espanse su un territorio molto ampio. Questo sistema intricato di radici che scendono e che si espandono di lato costituisce la fragile ossatura delle dune. La prima parte di dune è estremamente fragile e, come ho detto all'inizio, è mobile. Si muove con il vento e con il tempo. Ma via via che retrocediamo con le dune, queste diventano più compatte e più terrose, sono meglio trasformate, quindi da dune mobili riusciamo ad avere delle dune compatte, una parte retrodunale. Perché vi dicevo le dune di Lacona? Perché per quanto un tempo tutta l'Elba, o meglio buona parte dell'Elba e dell'arcipelago, fossero ricoperte di dune, la parte costiera, ad oggi sopravvivono solo due aree dunali in tutta l'isola d'Elba. Una a Lacona, protetta dal Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, e una Cala di San Giovanni a Pianosa, molto piccola, poco sviluppata rispetto a quella di Lacona. Questi sono gli ultimi due fragili ecosistemi dunali rimasti sull'arcipelago. Ma le dune non sono importanti solo per le piante, e Baraldi lo sapeva bene, perché ciò che troviamo di davvero prezioso nelle dune sono anche batteri e insetti e altri piccoli organismi. Forse degli animali il più famoso è la pimelia, che è un po' il cammello delle dune, un animale adattato a vivere in questi minuscoli ma per lei enormi deserti. Le sue zampe hanno una peluria che le permettono di riuscire a non affondare nella sabbia mentre cammina, e la schiena zigrinata permette di raccogliere la rugiada, di avere una riserva di acqua da bere nel corso della giornata. Ed è un po' lo spazzino delle dune, prende i vari avanzi organici che rimangono sulle dune e se ne nutre. Perché altro è interessante la duna? La duna è un cemento. Se noi togliamo la duna, le mareggiate invernali pian piano vanno a rubare sabbia e le spiagge del nostro arcipelago retrocedono sempre di più. La duna consolida, perché crea un cemento fatto delle piante che abbiamo citato e della foglia della Posidonia oceanica, sulla quale faremo una puntata apposita, comunque quella che di solito chiamate alga, ok? La Posidonia si impasta con la sabbia e con i rifiuti organici e viene consolidata dalle radici e crea un banchetto. La putrescenza della Posidonia, cioè il suo marcire, il marcire delle foglie di questa pianta, crea un odore particolare che ha dato il nome a molte spiagge dell'Elba, come fetovaia da fetore e margidore da marcio odore. Ma la putrescenza della Posidonia all'interno delle dune è importante per un altro motivo. Quasi tutta la catena trofica del sottocosta si basa su di questo. I batteri, i vermi e gli insetti che stanno all'interno della Posidonia, che ne permettono la macerazione, nutrono tutti gli animali marini del sottocosta. E quindi, se perdiamo le dune, non perdiamo solo i pittori delle dune, perdiamo biodiversità, perdiamo sabbia, perdiamo territorio. Abbiamo abituato il turismo ad avere delle spiagge pulite, bianche, asettiche. Bisogna fare il contrario. Dobbiamo abituare il turismo che una spiaggia viva, un posto vivo, ha le dune, ha la Posidonia. Questo le permetterà di continuare ad esistere e di nutrire la bellezza che ci circonda. Vi metto un quadro sempre del Baraldi, che ritrae i pittori delle dune in una tenda nella spiaggia di Procchio, accalcati sulle dune.
Dove sono finite le dune dell'isola d'Elba? A parte la Cona, non ne abbiamo più. Ne rimane però traccia nella toponomastica, oltre alle già citate Margidore e Fetovaia. Sappiamo per esempio, Procchio, perché lo sappiamo dai pittori delle dune, sappiamo che anche la Biodola, che oggi è la Beverly Hills dell'isola d'Elba, una spiaggia bianca incontaminata, in realtà asettica, prende il suo nome da il Biodolone, che è il nome volgare col quale veniva chiamata una pianta dunale. Cisto marino, anche questo lo troviamo sulle dune, il cisto marino o rosa di rocce che fa dei fiori bellissimi e delicati, come vedete spesso è ricoperto di sputo. Chi è stato? È stata forse Sabrina? No, questi sputi vengono da un insetto che è chiamato volgarmente sputacchina, che fa la sua tana, la sua bolla di sputo intorno alle foglie, è una protezione. E con questa schifezza etologica vi saluto, vi ringrazio, spero che vi sia piaciuto il video. Lo dovremmo approfondire con un video sulla Posidonia, su alcune altre creature che vivono in questi ambienti molto delicati. Grazie a tutti quelli che ci hanno dato consigli, siete stati tantissimi, il video dei pittori delle dune ha fatto scalpore, quindi bene, sono felice. Se vi è piaciuto il video mi raccomando mettete mi piace e condividetelo. Mettete mi piace alla pagina Facebook che è sempre Tirrenos Experientia Nature. E se potete supportateci con Patreon, c'è sempre il link in descrizione. Io ringrazio tutti quelli che ci stanno supportando e continuano ad aggiungersi, a crescere ogni giorno di più e ci permettono di fare un buon lavoro. Grazie, votate sul sondaggione che ci vediamo domani con la prossima pillola d'arcipelago. Quanto sono alte le nostre dune? 1, 2, 3 metri. Ma se andiamo in Sardegna troviamo dune alte fino a 100 metri. E la più grande d'Europa, la più alta, la troviamo a Pilat, in Francia, che raggiunge, pensate, l'altezza di 120 metri.